Campionato difficile, un campionato durissimo che sembra quasi una Serie B. Sì, onestamente non me l'aspettavo così, però sicuramente è molto avvincente ed è molto stimolante. Senti, e quando è cominciato? Quando ti è venuto, a parte il fatto, diciamo, subito che vieni da due etnie assolutamente eccezionali per il calcio. Sì quella italiana e quella brasiliana, avendo la mamma brasiliana. Senti, e quando ti è venuta la voglia di cominciare a provare? La voglia fin da piccola, solo che all'età di 12 anni, e l'ho saputo dopo, eh, i miei non mi hanno mandato a giocare, per cui ho iniziato un altro percorso e ho iniziato a giocare a pallavolo. E ho giocato a pallavolo fino ai 19-20 anni. Dopodiché ho detto no, devo andare a giocare perché è la mia passione e ho iniziato da lì nel, nella squadra confinante dove abito a giocare a calcio. La prima squadra femminile con chi hai cominciato? Ho iniziato con l'Aglianese con l'Aglianese sì. dove ho fatto sempre in Serie C abbiamo ottenuto la promozione anche lì in Serie B dopodiché mi sono trasferita a Lucca nella Lucchese e anche lì ho trascorso due anni il primo anno in Serie C e il secondo anno in Serie B dopodiché ho fatto quattro anni a Pontedera senti eh, che, diffic che difficoltà hai trovato? A 19 anni, insomma, devi essere stata brava perché... Per iniziare, allora... Sì. sì, diciamo che mi, manca tutta, mi è mancata tutta la parte di, della scuola calcio, eh, per cui ho dovuto anche colmare quei gap eh, rispetto alle mie compagne di squadra. Però sono sempre stata una persona molto eh, testarda e motivata, per cui, certo, magari non posso dire di poter competere con eh, certe anche mh, compagne di squadra però cerco di compensare con altre qualità senti eh, una cosa importante eh, tutti dicono anche le tue compagne di squadra dicono che siete molto unite che che tra l'altro è un campionato difficile ma tutte nel cuore sperate di vincerlo sì, allora <ride> è, è sempre difficile diciamo, dire che arriveremo e faremo. E in questo momento ci troviamo prima in classifica e mi auguro, come poi è l'obiettivo di tutti, a partire dalle mie compagne, eh, lo staff, l'allenatore in primis, mi auguro di mantenere questo primato, cioè la, la, questa posizione fino alla fine del campionato. Senti, in che cosa fate gruppo, fate squadra? In che cosa? È proprio nell'amicizia? Um, credo che innanzitutto l'obiettivo comune che nonostante sia arrivata quest'anno, non conoscendo benissimo magari le ragazze o le dinamiche del gruppo, ma ho trovato una grande egemonia nel, nella conquista di, 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 di determinati obiettivi che si sono posti fin dall'inizio. Mi sembra poi, tra l'altro, tu sei, hai militato in altre squadre, ma mi sembra che tutti dicono che questa è una grande società. Assolutamente sì. E, fin dall'inizio ho potuto toccare con mano questa grande verità e quindi tutto il merito a questa società di, di credere nel calcio e nel credere nel calcio femminile senti, e quale altri hobby hai? E, mi piace molto in realtà studiare, e nonostante l'età. Sto continuando a studiare perché voglio eh, studiare una magistrale e poi altri hobby, eh, non lo so, la lettura. Senti la musica? musica, insomma, non sono una grandissima proprio appassionata. C'è nel gruppo, c'è altre che fanno le DJ, vero? Della squadra? Ah, le dicevo, beh sì, ci sono ragazzi che mettono la musica <ride> negli spogliatoi durante le gare, sì. Senti, ehm, è difficile lavorare e studiare? Eh, sì, sì, conciliare eh, questi due mondi è molto difficile, e, anche perché diciamo, a livello logistico eh, prende tempo anche il fattore eh, della distanza. E io faccio parte di quelle persone che prendono il pulmino e vengono qui da Firenze, per cui impieghiamo quasi un'ora e mezza per venire al campo. E praticamente ritornate via quando fate gli allenamenti? Quando? A che ora? Più o meno noi rientriamo verso le otto e mezzo nove, quindi io sono a casa intorno alle dieci e mezza. Quindi dopo anche tutta una giornata, mh, per quanto riguarda chi si dedica al lavoro, chi si dedica allo studio, allo studio diventa molto impegnativo. Ma c'è una grande passione al di là di questo. Il sacrificio non vi costa, almeno da come mi sembra. Insomma. No, non può costare, altrimenti eh, non lo faremmo. <ride> Quando è partita questa passione, questa voglia di fare calcio? Attorno ai dieci anni, eh, prima giocavo a hockey, eh, però mio papà ha deciso di portarmi agli allenamenti di calcio senza dire niente a mamma e così ho iniziato grazie a lui. Certo, avere un papà che ti porta cioè è eccezionale. Sì, è stata una figura molto importante dal punto di vista calcistico per la mia carriera e infatti... Diciamo che è anche il motivo principale per cui continuo a giocare a calcio, e non solo per lui, anche per la mamma, per la famiglia in generale. Mi spronano molto, infatti anche essere lontano da casa è difficile, eh, però tutto sommato pensando a loro eh, si, rende tutto più facile insomma, restare qui. Senti, eh, allora partiamo da dove, dove sei nata e in quale zona dell'Italia? Sono nata a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, in Veneto. Eh, vivo a Calalzo, vivevo a Calalzo, un paesino eh, di poco meno di 2.000 abitanti, quindi molto piccolo. E ho iniziato a giocare a calcio appunto a 10 anni, eh, con i maschi ovviamente fino ai 14 anni, ho fatto tutta la trafila con il maschile e poi ho iniziato a giocare come prima esperienza nel femminile con il Domegge Calcio, che è un paesino vicino al mio, e poi mi sono spostata a Belluno in provincia. Senti, e in che serie hai giocato? Ho sempre giocato, militato in Serie C, facendo anche la primavera. Quando giocavo a Belluno, giocavo sia il sabato che la domenica: quindi facevo primavera e poi la categoria con le, le più grandi. E poi, da quando il campionato di Serie B è diventato nazionale, ehm, il, il Belluno era diciamo, retrocesso in Eccellenza: quindi ho fatto due anni di Eccellenza e poi sono ritornata in Serie C con il Bologna. Senti, eh, che sensazione hai che questo calcio sta cambiando, il calcio femminile, che finalmente si comincia ad avvicinarsi? Sicuramente sì, rispetto ai primi anni in cui giocavo a calcio, sento proprio che sta cambiando anche, anche proprio dal punto di vista dell'interesse da parte eh, della popolazione in generale, degli, app degli appassionati di calcio, e quindi è una buona cosa, insomma. Poi, tra l'altro. Tu, che sei nata nelle Donormiti, dove tra un po' ci saranno anche le Olimpiadi, cioè, penso che in quel periodo, se non giochi, torni a casa. Sì, diciamo che bisogna sfruttare anche questi eventi importanti, però, sicuramente fra le Olimpiadi vedere le Olimpiadi e giocare a calcio, si preferisce sempre il calcio. Ecco. Senti, come la vedi la squadra? Mi sembra compatta, mi sembra che siete amiche tra di voi. Sì, c'è grande ottimismo, soprattutto per il fatto che io sono arrivata da poco, ma comunque il gruppo... L'ho sentito fin da subito molto unito, molto legato e soprattutto anche rispetto al, alle mie esperienze dell'anno scorso ho capito che il gruppo è la, la cosa fondamentale, il fattore fondamentale se si vuole puntare a vincere il campionato comunque perché è quello che, che alimenta eh, insomma, le emozioni e la fiamma che farà vincere il campionato. Poi tra l'altro domenica eh, hai assistito a due colpi eccezionali le due reti, che una può essere insegnata alla scuola del calcio, tre tocchi al volo e palla in rete, e l'altra quella che ha fatto il maradona della situazione. sì eh. Veramente una cosa straordinaria vedere comunque in azione queste ragazze e io cerco comunque di eh, prendere spunto e imparare il più possibile, eh, soprattutto da, da ragazze come la Vicchiarello, la Orlandi, quelle insomma che hanno un po' più di esperienza perché veramente c'è solo da imparare. Senti, tra l'altro mi sembra almeno da sei una ragazza felice, sei... hai raggiunto una situazione con una squadra. Credo che tutti considerano una squadra emergente e soprattutto una compagnia eh, importante. Sì, è una squadra comunque importante eh, che sta investendo molto. E soprattutto nelle ragazze, come appunto è giusto che sia, e per me è comunque un onore far parte di questo gruppo. Infatti, il mio obiettivo principale è quello di dare tutta me stessa in campo, fuori, e in modo tale da raggiungere l'obiettivo. Senti, come ti hanno accolto? Va bene, sei arrivata. No, l'accoglienza è stata buona, è stata buona. Abbiamo un po' riso e scherzato perché, comunque. Fino a un mese fa eravamo rivali e anche l'anno scorso giocando al Bologna eravamo comunque in cima alla classifica insieme, quindi abbiamo scherzato anche con l'Alessandra Ferretti che è il centrale di difesa, quindi ci siamo scontrate in modo ravvicinato e comunque in modo molto scherzoso, ma questo ha aiutato ad integrarmi nel gruppo. Senti, eh, altri hobby ne hai? Altri hobby ho studiato igiene dentale, quindi diciamo che può essere considerato come un hobby e se no mi piace molto trascorrere il tempo nella natura, comunque fare camminate anche con i miei cani, cagnolini che ho a casa, e però anche da sola. E oltre a questo anche il disegno è una mia passione, la lettura, e però il mio hobby... Il principale è il calcio che spero che un giorno sarà, diventerà anche un lavoro. Ti manca avere i tuoi vicino? Sì, quello sicuramente è la cosa che diciamo, mi fa un po' soffrire di più, però è un sacrificio che è necessario fare per continuare a, a giocare a calcio, soprattutto se si vuole puntare comunque a, a giocare a livelli più alti. Quando li chiami, ti fanno coraggio, sì. sì, 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 sì. Il papà è sempre: vede tutte le interviste, è sempre molto presente, guarda tutte le partite quando c'è la diretta. Mamma invece diciamo che eh, non mi incoraggia, ma vor, mi vorrebbe più vicina a casa. Quindi magari tante volte mi dice: eh, Torna a casa, non andare lì, non andare, sei ancora più lontana. Però anche lei comunque è sempre molto presente, mi segue. Senti, sei figlia unica o. No, ho un fratello più grande e una sorella più grande, che anche lei gioca a calcio. Dove? E adesso gioca a calcetto a Bologna e aveva giocato a calcio sempre nel domegge nella squadra vicino al mio paesino. Un gruppo femminile dedicato al calcio. Sì, 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 sì. Nella, nella famiglia, comunque, siamo appassionati di sport in generale.